grazie a tutti, benvenuti, vi invito ad accomodarvi così iniziamo un altro pezzo di questa maratona. Tra l'altro questo stacco ci dà una bella carica, complimenti a voi che l'avete preparato. La digitalizzazione è una delle rivoluzioni che sta attraversando e trasformando il mondo dell'automotive, non è una cosa nuova, nel senso che se ne parla da un po' di anni, ha trasformato di fatto in maniera radicale il modo di produrre le automobili, lo farà ancora di più, ha trasformato in maniera altrettanto radicale il modo di progettare le auto. Quello che noi proveremo a fare insieme nella prossima ora e mezza, insomma, di lavori, è raccontare il passo successivo, cioè tutto quello che la digitalizzazione sta e produrrà probabilmente nei prossimi mesi e anni, collegata al tema dei big data, collegata al tema dell'intelligenza artificiale, con tutti gli applicativi che ne derivano. Questo cambia e cambierà in maniera radicale il modo di fruire da un punto di vista di mercato delle auto, il modo probabilmente di testare le auto, il modo probabilmente di configurarle, insomma. Ci sono una serie di scenari nuovi che si stanno configurando, che sono già in parte implementati come una forma, insomma, un po' avveniristica, ma che probabilmente diventeranno poi una cosa molto più integrata nei processi produttivi di vendita e di testing delle auto. Tutto questo non è un caso, tutto questo sta succedendo nel momento forse in cui la questione industriale di mercato per l'automotive è più complicata negli ultimi decenni, cioè stiamo vedendo questa trasformazione, questa accelerazione in una fase di mercato molto complicata in cui i car maker devono fare i conti con dei problemi concretissimi, altro che virtuali, problemi concretissimi, la disponibilità dei semiconduttori, il tema delle filiere sfilacciate, la necessità di interrompere le produzioni perché non hai tutti i componenti a bordo, e questo significa per un consumatore che è abituato al tutto e subito dover aspettare talvolta anche 18 mesi per poter avere la propria auto. Quindi è un paradosso e ne parleremo, insomma, con i nostri ospiti. L'auto dunque diventa un oggetto sempre più digitale, un oggetto virtuale talvolta, e quindi questo mette in primo piano il tema dei big data, no? Big data è il ruolo delle big tech, delle società che si occupano di tecnologie di questo genere. Questo racconteremo nella prima fase del nostro incontro. Quindi noi ospitiamo adesso due speech. Eric Pascolo, vi presento i protagonisti. Sono Eric Pascolo, che è responsabile IPC, che sta per High Performance Computing e Artificial Intelligence, per Cineca. Spiegheremo poi brevemente che cos'è Cineca. E Luigi Sallustio, Senior Industry Manager dell'Automotive per Google. Insomma, quindi capiremo come le società, le big tech, stanno lavorando nel settore dell'automotive e che tipo di carattere strategico stanno assumendo sul campo. Allora iniziamo con Eric Pascolo. Cineca, voglio ricordarlo brevemente, è un consorzio interuniversitario che ha la sua sede principale a Bologna, ma ha diverse sedi in Italia, sostenuto da più di 100 enti pubblici, ci sono 2 ministeri, 69 università, 32 enti di ricerca, insomma siete una bella struttura, il maggiore centro di calcolo in Italia ed è al servizio delle attività di ricerca del mondo universitario. Allora, io le chiederei, questa è un'infrastruttura, la vostra, insomma, è un'infrastruttura strategica in una fase in cui la digitalizzazione sta accelerando e si sta approfondendo, insomma, nel settore dell'automotive, e non solo, è un processo trasversale. Ci racconta un po' le vostre attività, come sono cambiate, come stanno cambiando, quali sono i nuovi driver? Sì, intanto grazie mille per l'invito e buongiorno a tutti. In Cineca abbiamo l'infrastruttura di supercalcolo italiana e dal prossimo anno dalla fine di questo avremo Leonardo, che sarà una delle macchine pre-exascale dell'azione europea Euro-HPC. Una macchina pre-exascale è una macchina che riesce a fare centinaia di milioni di miliardi di calcoli al secondo. Quindi una macchina fondamentale per risolvere le equazioni che stanno alla base dei modelli che servono per la digitalizzazione. Naturalmente qua parliamo di automotive, anche di un'automobile possiamo avere il cosiddetto digital twin, quindi un modello digitale che aiuta sia in prototipazione ma anche durante le operation
il produttore a controllare, a progettare meglio, a ottimizzare il funzionamento della macchina. Naturalmente per fare questo serve tradurre l'oggetto reale in un insieme di equazioni che poi vengono tradotte in un linguaggio di programmazione e con dei metodi matematici risolte, e tutto questo su supercalcolatori. Un supercalcolatore può servire in due occasioni. La prima è ridurre il tempo di soluzione del problema. La seconda è riuscire a mappare problemi sempre più grandi, perché un supercalcolatore alla fine è un insieme di server, ognuno con la sua memoria, e quindi se riusciamo a farli lavorare insieme e in parallelo, possiamo mappare sempre più velocemente sistemi più grandi. È molto interessante questa prospettiva, insomma, poi non è un caso che arriverà anche Leonardo, insomma, la nostra storia in questo pesa. Abbiamo connesso le persone, adesso connettiamo gli oggetti, l'auto diventerà un oggetto iperconnesso, già in parte lo è, riceverà dati, trasmetterà dati, insomma. Ci sono delle trasformazioni che attraversano tutte le industrie, molti settori industriali. Ci sono, secondo lei, delle priorità dal punto di vista tecnologico vostro? Non so, per esempio la sicurezza, penso, non so, magari lei ha un'altra idea. Qual è la priorità? Sviluppare queste tecnologie, garantirne la sicurezza, potenziare il calcolo? Sicuramente il nostro focus è su potenziare il calcolo, quindi offrire sempre maggior potenza in modo sicuro, quindi che i nostri utenti o anche le aziende con cui collaboriamo per il trasferimento tecnologico possano avere sempre a disposizione il sistema più performante. E Leonardo, prima l'ho citato, avrà al massimo il 20% del suo budget di ore calcolo a disposizione dell'industria italiane, europee. Quindi da questo punto di vista quello che fa Cineca è tentare in modo trasversale su più settori, perché alla fine l'HPC risolve quei due problemi che ho detto prima, quindi fa andare più veloce la soluzione dei problemi e ne mappa sempre più grandi a tutti i campi, offrendo sempre una connessione, diciamo, sicura alle nostre macchine, le macchine sempre più performanti. Abbiamo una gamma di possibili applicativi con i big data, l'intelligenza artificiale e cose di questo genere, una gamma di applicativi che si allarga, no? Quindi nuovi servizi, nuove tecnologie, pensiamo alla manutenzione predittiva, pensiamo anche allo spostamento delle attività di ogni genere, dalla progettazione al testing, al mercato in chiave virtuale, nella realtà aumentata. Ecco, quali sono i driver principali in questo momento storico? E i due anni di pandemia hanno cambiato le regole del gioco, hanno fatto salire dei driver, fatti scendere, magari messo in secondo piano delle altre cose che voi avreste considerato prioritarie un paio d'anni fa? Sicuramente il driver principale attualmente sono i dati. Siamo nell'era data driven, quindi applicazioni di intelligenza artificiale, analisi di big data, però in verità il supercalcolo ha anche velocizzato applicazioni che sono sempre state legacy. Ad esempio, uno dei campi che ha avuto il maggior speed up nell'utilizzo di queste macchine sempre più performanti è la material science. Leggevo un articolo, se mi ricordo bene, su Scientific America, che diceva che negli anni 80 un materiale, per uscire da quando veniva pensato, progettato, all'uscita sul mercato, più o meno passavano 20 anni. Attualmente, grazie al supercalcolo, siamo passati a 5, quindi un fattore 4 per di accelerazione. Ma questo si vede anche sulle applicazioni ingegneristiche, quindi anche non solo l'approccio data-driven, ma anche la classica proprio simulazione che si faceva anche negli anni 70. Le tecniche sono sempre migliorate, quindi dipende un po' dal settore. Naturalmente adesso l'intelligenza artificiale la fa da padrone, va molto di moda, però il supercalcolo riesce ancora anche a trainare la simulazione, chiamiamola classica. Classica. Ah, c'è un settore più avanzato di altri? Lei ci ha citato questo dei materiali. Ci sono, dal vostro punto di vista, dei settori che hanno fatto più in fretta degli altri?
Sicuramente la material science ha questo 4x, quindi è da citare. E, comunque in generale tutti i settori che riescono a modellare un problema con delle equazioni risolvibili, quindi in maniera simulata e non esatto, diciamo scientifica classica, esatto, okay, riescono ad avere un maggior vantaggio da queste macchine iperpotenti. Quindi la scienza è un filo prima dell'industria? La scienza, naturalmente, noi siamo un consorzio di università, quindi sono i nostri utenti principali, però noi facciamo anche molto trasferimento tecnologico. Noi siamo anche il centro nazionale EuroCC, che è questo, c'è un centro per Europa di questo progetto che mira appunto a trasferire queste conoscenze verso le industrie, sia dal punto di vista di attivazione di quelli che noi chiamiamo proof of concept, quindi le aziende possono venire da noi con un'idea e noi la aiutiamo a realizzare, okay, ma anche la formazione. È chiarissimo. Abbiamo un programma di formazione sia a livello, diciamo, manageriale, perché per far conoscere le opportunità di queste tecnologie alle aziende, ma anche per ingegneri, dipendenti, in modo tale che poi, una volta che l'azienda sceglie di fare questo percorso, possano esserci dei corsi per imparare ad usare un supercalcolatore. Benissimo. Guardiamo adesso un video, la regia ci manda un video dedicato proprio al tema dei big data, vediamolo. Quando dico agli amici stranieri che la mia regione sta diventando leader nella potenza di calcolo dei big data, sono stupiti. Loro conoscono l'Emilia-Romagna per la bontà del cibo, la forza del sistema industriale, l'accoglienza turistica della riviera, la bellezza delle città e dei borghi. Ci chiamano Food Valley o Motor Valley, ma non sanno che stiamo diventando una Data Valley. L'intera regione è percorsa da una rete dedicata all'innovazione e ora trova il suo centro qua, nel nascente tecnopolo ex manifattura tabacchi di Bologna, che a breve diventerà uno dei maggiori centri di calcolo al mondo. Questo è il primo supercomputer arrivato da poco. È del Centro Europeo per le Previsioni Meteo, che avrà qui il suo data center e servirà tutto il continente. Questo cervellone pesa 180 tonnellate. Per portare i materiali sono stati necessari 70 tir, costa 100 milioni di euro. È in grado di processare 1 milione di miliardi di operazioni al secondo. Vuol dire che in un secondo può duplicare 1500 foto ad altissima risoluzione e ti avanza anche un po' di tempo. Il sistema è così complesso che per accenderlo la prima volta servono 6 mesi. Capite perché non posso chiedere di spegnerlo per il rumore? Ma questo è solo l'inizio. Tra poco al Tecnopolo arriverà Leonardo del Cineca, un altro supercomputer che rispetto a questo raddoppia. Doppia potenza, doppia grandezza, doppio costo. Poi ne arriveranno altri due simili a questo. Il supercomputer dell'Istituto di Fisica Nucleare, che fa calcoli per il CERN di Ginevra, e quello dell'Istituto di Astrofisica. A quel punto il Tecnopolo di Bologna avrà l'80% della capacità di calcolo d'Italia e sarà uno dei più importanti al mondo. Se è vero che i big data sono le nuove miniere, qui ci sarà tanto da scavare. Stiamo parlando al futuro, ma è un futuro vicino, 2-3 anni. Tutti questi investimenti sono già stati finanziati per una cifra complessiva di oltre 1 miliardo. La metà solo per i supercomputer. La cosa più interessante è l'ecosistema che verrà a crearsi. In quest'area, che ospitava l'antica manifattura tabacchi, si trasferiranno importanti centri di ricerca italiani e internazionali di varie discipline. Dalla climatologia alla fisica, dalla sanità ai big data. Il Tecnopolo di Bologna sarà quindi una città dell'innovazione in cui lavoreranno oltre 2000 persone. Io però avevo una curiosità. Con questi supercomputer, che cosa si può fare? Mi hanno risposto, tutto quello che ti viene in mente, più altre cose che non ti immagini nemmeno. Con
con questa capacità di calcolo si possono fare cose incredibili, come perfezionare invenzioni prima di realizzarle. Simuli virtualmente l'auto che ancora non esiste e fai una prova realistica su strada. Vale anche per i nuovi farmaci, nuovi materiali, nuovi ponti, navi, batterie, vale per tutto. Oppure puoi creare dei gemelli digitali. Fai una copia virtuale di qualcosa, per esempio uno stadio, un parcheggio, un quartiere, per capire gli effetti che avrebbero certe decisioni sul traffico, sull'inquinamento, sui consumi di energia, eccetera. Insomma, puoi duplicare virtualmente la realtà per capire come migliorarla. Le possibilità del supercalcolo sono enormi e la cosa più eccitante è che molte vanno ancora inventate. Un saluto dal Tecnopolo, Emilia-Romagna, Italia. Beh, insomma, Stefano Accorsi è stata una sorpresa anche per me, adesso devo rimanere un attimo concentrata. Allora, Luigi Sallustio, ci metterete lo zampino anche voi? Ci state pensando? Beh, allora, diciamo che dopo Stefano Accorsi, non lo so, è difficile. No, però sicuramente ci sono tante tematiche molto interessanti che ha sviluppato nel video. Adesso poi magari, esatto, andiamo a vederle un pochino nella presentazione, ma già tanti punti sono stati toccati secondo me in maniera superficiale. Questa centralità dei big data, che poi significa il supercalcolo, come abbiamo visto, l'intelligenza artificiale, gli applicativi più diversi, insomma, ha cambiato anche un po' il vostro mestiere? Beh, sicuramente, cioè io quando ho iniziato più di una decina d'anni fa in Google, faccio presente che noi sostanzialmente quello che facevamo era parlare con i nostri clienti di pubblicità, ok? Oggi come oggi è una cosa scontata, cioè non si parla più di pubblicità, si parla di dati, come usare i dati, ma soprattutto la pervasività del, diciamo, del nostro lavoro con le aziende è cresciuta in maniera esponenziale. Cioè noi oggi non parliamo più solo col marketing, parliamo con tutte le funzioni aziendali. Questo è un cambio sicuramente molto rilevante negli ultimi 10 anni. Molto radicale, insomma. Ha le sue slide da mostrarci, giusto? Tra gli applicativi sicuramente più interessanti, adesso poi nella seconda parte parleremo anche del metaverso, delle, diciamo, ricadute più legate in qualche maniera al marketing. Però sicuramente il machine learning, i logaritmi, l'intelligenza artificiale stanno accelerando questa digitalizzazione, la stanno anche un po' cambiando, perché la digitalizzazione come l'abbiamo conosciuta fino a qualche anno fa era un qualcosa di diverso rispetto a quello che sta succedendo adesso. Sì. Quindi come lavora una società come Google per interpretare questa trasformazione, offrire nuovi servizi? Certo, insomma. Allora ci sono sostanzialmente, soprattutto in Italia, due macro aree di lavoro, no? Cioè il lavoro con l'advertising, la parte dove lavoro io, e poi c'è una parte che invece lavora sui sistemi cloud, che sono i miei colleghi che lavorano, diciamo, nel business to business per aiutare le aziende a utilizzare poi appunto queste capacità di calcolo. Ci sono però molti terreni in comune, adesso infatti andiamo a ragionare su questo. E sicuramente, come dicevo prima, oggi c'è proprio un intersecarsi di queste funzioni, nel senso che non si parla più solo di advertising, solo di operations, ma si parla delle due cose insieme, proprio perché subito, diciamo, il Covid ulteriormente ha accelerato questo processo di digitalizzazione, che ormai non è soltanto più legato a alcuni settori dell'automotive, ma praticamente tutto. Ok, ok, perfetto. Non so se vuole proseguire con raccontarci, diciamo, come è cambiato anche il mercato, no? Per Google in questa fase, e poi volevo, insomma, tirarla un po' nella discussione sull'automotive, perché c'è stato un momento storico qualche anno fa in cui tutti un po' ci aspettavamo che da un momento all'altro le big tech sarebbero scese in campo e alla fine le macchine le avrebbero prodotte anche loro, no? Nel frattempo che cosa è successo? Che alcuni protagonisti di questa nuova economia, che ha la sua, diciamo, geografia soprattutto in California, la Silicon Valley, sono andati nello spazio nel frattempo, però sulle macchine sono rimasti più timidi. Ecco, come la vede lei questo? Ah, innanzitutto questo... meno male, perché sennò chi lo diceva ai miei clienti? Che... No, comunque, indubbiamente... Allora, come vedremo, Google ha come obiettivo quello di aiutare i propri clienti e i propri consumatori, quindi non ha come core business la realizzazione di macchine in questo caso. Sicuramente però quello che si pone come obiettivo è quello di aiutare gli automaker a fare macchine sempre migliori, no? Sia esso con, non so, la guida autonoma che con, diciamo,
il lavoro che viene fatto con i consumatori dell'automotive, quindi come si può ingaggiarli nella maniera migliore, come è possibile diciamo fidelizzarli. E su questo che secondo me diciamo lavora soprattutto la nostra azienda con diciamo i partner. L'ambiente del futuro, per concludere, la macchina del futuro è un oggetto, lo abbiamo detto, digitale ma anche virtuale, è un oggetto iperconnesso, uno spazio di lavoro, un luogo dove l'interazione con una società come la vostra allunga il tempo, no? Cioè avrete a disposizione più tempo per stare con i consumatori finali, questo è un punto di arrivo? Allora, sicuramente va sottolineato che sono gli automaker che avranno più tempo, nel senso che le macchine sono loro, questo i dati sono loro. Da parte no, sua. Ma è vero, nel senso che adesso diciamo così ci riallacciamo perfettamente alla presentazione. I dati sono oggi la cosa più importante che hanno le case automobilistiche, perché sono cose che hanno solo loro ovviamente, mentre tutti gli altri, diciamo, altri dati possono averli anche altre organizzazioni. Quello che diciamo Google cercherà di fare insieme agli automaker sarà utilizzare questi dati per trarne il maggior beneficio, sia a livello aziendale, magari di operation, di processi, sia appunto, come dicevamo, del rapporto con il consumatore. Quindi sì, è chiaro che passare più tempo in una macchina iperconnessa permette di fare cose eccezionali. Ad esempio, voi pensate, oggi io guido una macchina, la macchina può analizzare come guido e può ottimizzare come funziona il motore, banalmente, no? Cioè, questo è il primo esempio che mi viene in mente. Queste sono cose che anche soltanto 10 anni fa non è che si potevano fare. Questo cambia proprio l'esperienza del consumatore con il mezzo in maniera incredibile. Molto interessante. Bene, io davvero vi ringrazio anche perché siete stati generosissimi con i tempi, siete stati assolutamente nei tempi, quindi possiamo, a meno che non vogliate aggiungere qualche cosa che nel discorso non è arrivato, però nel frattempo insomma vi ringrazio davvero e passiamo alla tavola rotonda, vi racconto chi saranno i protagonisti. Grazie ancora. Chiamo Alberto Scaglione che è il Managing Director Automotive per Accenture. E poi Massimo Bruni che è CEO di Cloud Vision, Luca Alessandro di CB Code, Giuseppe Faranda Cordella, founder di DriveSec. È interessante, queste tre aziende sono tre start-up. E infine Luca Rodeschini, Vice President ST Microelectronics. Prego, accomodatevi pure. Prima di iniziare volevo davvero invitarvi a condividere con me anche l'interesse e il fatto che questa tavola rotonda ospita delle start-up. Non è un caso, è voluto e racconta anche molto dell'evoluzione del mondo dell'automotive. Oggi le start-up hanno una voce in capitolo, un ruolo strategico per l'evoluzione di questo settore che forse solo qualche anno fa non avremmo neanche immaginato, pensato, insomma. Sono una risorsa, forse una complicazione in più, bisognerebbe chiedere a Kermeke, ma questo è. Allora, Alberto Scaglione. Partiamo da un paradosso, quel paradosso che in qualche maniera è emerso all'inizio di questa chiacchierata. Noi stiamo raccontando di un futuro in cui l'auto diventa un oggetto virtuale, il tema del metaverso apre applicazioni interessantissime dal marketing fino all'utilizzo, alla scelta, all'esperienza dell'auto, no? Quindi cambia completamente. Nello stesso tempo noi oggi abbiamo problemi di mercato straordinari, buona vecchia industria ma di quelle proprio insomma tradizionali, perché chiunque di noi vada in una concessionaria si sente dire che l'auto che vuole non c'è e che probabilmente dovrà aspettare 18 mesi per averla. Quindi è come dire, una contrapposizione ed è un paradosso che ci fa riflettere, insomma, magari come dire, dobbiamo proiettarci verso un futuro in cui questo problema sarà risolto, probabilmente sì, però oggi la situazione è questa ed è registra due apici insomma importanti. Dall'altro lato la digitalizzazione si sta accelerando, non si è intimidita per i problemi diciamo industriali dell'automotive, anzi probabilmente la pandemia l'ha accelerata perché ha favorito gli ambienti digitali piuttosto che no, quelli fisici. Allora, la mia domanda è proprio come vede una società come Accenture le possibilità di spostare parte del business dell'auto nel metaverso, in un mondo parallelo, quindi in una realtà virtuale. È davvero un'opportunità e l'automotive la coglierà? Beh, innanzitutto lo scenario che viene prospettato è effettivamente, si spera,
specialmente quando si fa riferimento alla crisi dei semiconduttori e alle tematiche che rallentano un po' i processi attuali, che si spera che siano veramente contingenti. Destinati a passare. Dopodiché questo è un momento, il tema si inserisce in un momento di grande trasformazione che abbiamo largamente dibattuto anche in questo convegno, cioè il famoso CASE che da qualche anno si manifesta, ma anche grandi cambiamenti nelle reti distributive, nel concetto di distribuzione, nel concetto di digitalizzazione delle reti distributive e la volontà sempre più manifesta delle case automobilistiche di andare direct to consumer, no? Quindi questi grandi cambiamenti tutti insieme vedono nella digitalizzazione e nel metaverso una grande opportunità per tutti, sia nel come l'azienda si utilizza la digitalizzazione al proprio interno. Prima si citava anche molto bene nel video i processi, il design, come si può arrivare a costruire e a progettare più velocemente un prodotto, ma specialmente nel mondo del sales and marketing, che è quello che ad oggi è dove il 70% delle iniziative che da parte dei car maker si concentra. Quindi è partito prima degli altri. Nell'industria la digitalizzazione non è una cosa nuova. Certo. La pandemia ha accelerato anche alcuni processi. Noi vediamo grandi opportunità. Cioè, il mondo del metaverso fattura quest'anno circa 500 milioni ed è previsto che nell'arco di 10 anni arrivi a 10 trillions. Quindi è chiaro che, questo ovviamente non a livello di industria, a livello complessivo. Prima si citavano anche gli NFT, ci sono ad oggi 1 milione di NFT venduti, transati al mese, no? E questo potrà solo che crescere. Poi ci torneremo magari un attimo a capire questo fenomeno. Quindi di certo c'è un'opportunità. Prima si citava l'evoluzione, no? Quindi negli anni 90 si parlava di internet, no? Senza andare in particolare, ma era l'internet of data. Negli anni 2000 si è cominciato a parlare dell'internet delle persone. Negli anni 2000, quindi con l'avvento dei primi social, negli anni 2010 l'internet of things, di cui si è ampiamente parlato, adesso si parla di internet dei places, dei posti, e di internet delle ownership. E questi sono due concetti fondamentali, perché da una parte è quello che ci ricongiunge a quello che dicevi del metaverso, no? Quindi un luogo non più, noi siamo abituati ad avere il browsing dei siti o delle nostre app, il metaverso sarà un ambiente che consente un ingresso in un mondo dove c'è molto più intimacy, dove c'è possibilità di essere immersivi in quello che si fa e di connettere il reale col virtuale in un modo molto diretto. Ma la cosa più importante ancora è l'internet dell'ownership. E gli NFT di cui parlavamo prima sono un esempio, la blockchain di cui magari possiamo parlare, cioè cambia radicalmente il fatto che ci siano consumatori che si trovano nel mondo virtuale in comunità, e che comunità che hanno un interesse comune ma col quale le case automobilistiche si devono confrontare e fare marketing non per i consumatori ma con i consumatori. Quindi questa è un po' la strategia che vediamo essere importante. Noi in Accenture parliamo di metaverse continuum. Cosa vuol dire questo? La parola già semplifica e dice il cambiamento è un processo evolutivo, no? È un evolutivo nelle tecnologie, perché il concetto di web 3.0, che è l'internet comunemente viene chiamato oggi, è un concetto che porta dietro tecnologie quali la augmented reality, la virtual reality, le forme di mixed reality e il mondo del 3D, che è propriamente il metaverso. Ma ci sono altre cose. Il vero concetto è che ci sono, il video lo diceva molto bene secondo me, è l'importanza di creare use cases che ad oggi neanche stiamo ancora immaginando. Magari poi ne parleremo un po' di qualche esempio. Però la vera opportunità delle case automobilistiche è lunga la value chain, ci sono grandi opportunità. Pensate al mondo del design. Già alcune case automobilistiche hanno cominciato a concepire i loro modelli disegnandoli nel metaverso, dove ingegneri, designer, progettisti ed eventualmente anche clienti possono ritrovarsi per concepire e velocizzare il processo di concezione del disegno di un modello.
Poi se andiamo a vedere nel manufacturing, ci sono già alcuni esempi, il video anche lo citava, i digital twin non soltanto del prodotto ma proprio della fabbrica, in cui si può fare sperimentazione, ma si possono anche tramite comandi, diciamo così, intelligenti da remoto, comandare l'attività di alcuni robot. E questo per stare nella parte della value chain, quella di più di design e produzione. Il mondo del marketing e delle vendite, magari lo approfondiamo, è ancora più esteso. È ancora più facile, diciamo, da immaginare come sviluppo. Quindi questo è un processo di trasformazione da cui non si scappa, anche un'industria come l'auto l'ha già capito, quindi questo è interessante raccontarlo. Però ci dice un po', è sempre molto difficile chiedere a voi che siete degli analisti, degli osservatori, nomi e cognomi, no? Però ci racconta un po' delle esperienze che sono già in campo, anche perché è importante dare l'idea che questo è un po' un tema avveniristico per l'auto, ma non poi così tanto. Ecco, nell'ottica del continuum che dicevo prima, ci sono tante iniziative che sono ancora molto spesso delle iniziative sporadiche, ma che dietro hanno una concezione strategica. Quindi, per citare alcuni esempi, credo tutti pubblici, BMW per esempio è stata una delle prime che ha comunicato la digitalizzazione di 30 fabbriche, ha fatto il digital twin di 30 fabbriche e sta veramente portando avanti l'idea della analisi, sperimentazione e simulazione proprio del processo di produttivo. Ma ci sono altre aree, se ci muoviamo un attimo sul mondo del branding e del sales and marketing, ci sono un paio di casi che vorrei citare. Da una parte c'è tutto il mondo del come agisco con il mondo degli influencer. Prima parlavo di communities, no? Quindi secondo noi è una cosa molto importante e avverrà, sta già avvenendo da parte specialmente del orientale del mondo, perché in Giappone, in Cina, nei paesi asiatici già sta avvenendo l'utilizzo sempre più esteso di avatar virtuali, di influencer avatar, quindi virtuali per il lancio di vetture, per il lancio di, ma anche per dare messaggi molto sostenibili. Per esempio c'è un costruttore coreano che ha lanciato con un influencer molto famoso virtuale che ha milioni di follower, ha lanciato un evento in cui ha vestito questo avatar con tessuti derivanti dal processo produttivo e del riciclo di materiali per dare un messaggio di sostenibilità. BMW ha fatto un'esperienza con, si chiama Utopia, in cui ha fatto un mondo virtuale dedicato al mondo della sostenibilità, in cui i vari utenti potevano vivere e percepire questo. Quindi c'è da una parte il mondo degli influencer e della creazione della community, proprio perché si vanno a muovere quelle comunità e quelle che dicevo prima, quindi non più fare il marketing per, ma fare il marketing con le comunità. Se andiamo un po' anche, mi piaceva citare anche qualche esempio, c'è il mondo del sales marketing, credo che l'evoluzione dei configuratori con il digital twin sia un fenomeno già conosciuto, no? E adottato abbastanza in larga scala da molti costruttori. Questo evolverà nel metaverso, quindi si creeranno questi ambienti in cui è possibile fare esperienza di costruzione del proprio veicolo, ma anche di interazione con sia la casa costruttrice, i genius di prodotto, piuttosto che gli esperti, i concierge, ma anche con le comunità con cui ci si riferisce, quindi il ritrovo di comunità congiunte. E l'altra cosa che mi piace citare è quello che noi chiamiamo il meta crafting car, no? Cioè ci sono già delle esperienze, avrete visto l'Holoride di Audi per esempio, che è praticamente l'utilizzo di un visore VR con cui mentre si guida si può fare l'esperienza, ma ce ne sono altri, mi viene in mente Hyundai, ma ce ne sono sicuramente molti altri, che hanno l'utilizzo di augmented reality nella vettura, quindi durante l'utilizzo, connessa con il mondo esterno, che permette di dare un'esperienza di guida aumentata, ma anche per motivi di sicurezza. Come un supereroe. Un supereroe. Quindi tutto questo, chiudo dicendo un paio di aneddoti. Primo, immaginiamoci nel prossimo futuro un processo di acquisto che integra tutto quello che ho detto e che può vedere un utente che parte dal gaming,
vai in un'area dedicata, magari in un museo, poi pensiamo alla Motor Valley, a quanti brand storici abbiano magari nei musei loro virtuali la possibilità di esporre i loro prodotti e i loro brand. Da qui, tramite gli NFT, magari concepire essere invitati a qualche evento o a qualche cosa di esclusivo per loro, e da lì proseguire col processo d'acquisto in un mondo virtuale in cui però c'è sempre la commissione con il fisico. Quindi ad un certo punto si possono ricevere prodotti o NFT che sono sia fisici che digitali, ad un certo punto si andrà in concessionaria e si troverà in concessionaria la possibilità di fare un test drive virtuale o connesso, e così via. Quindi quello in cui noi crediamo è proprio la continua connessione, noi lo chiamiamo virt reality, la continua connessione fra questo mondo virtuale e questo mondo reale, che si fa con la facilità con cui noi adesso attraversiamo la strada, dall'ufficio andiamo al ristorante o al cinema, domani nel metaverso andremo da un ambiente B2B a un ambiente B2C e faremo con le comunità quello che vorremmo. L'importante è lasciarci il desiderio di comprare una macchina vera, insomma, che questo quella ci sarà sempre e sarà non la ci passi, non ci passi. Grazie davvero, è stato veramente molto interessante. Adesso io cederò la parola, come se fossimo facciamo finta di essere in uno di quegli incontri fra aziende e start-up. E io adesso cederò la parola alle nostre tre start-up, insomma. Cominciamo con Massimo Bruni, CEO di Cloud Vision. La prima cosa che le chiederei, ci racconta in tre minuti, gli speech sono tre minuti, un po' più ristretti di quelli che ci siamo dati, ci racconti chi siete e cosa fate? Grazie, buongiorno a tutti. Allora, Cloud Vision è una startup che si occupa di augmentation, ma non di augmentation di realtà, come insomma, che è la base del metaverso, ma augmentation, human augmentation. Quindi noi abbiamo sviluppato, tra l'altro banalmente con tecnologia Google Cloud, quindi mi aggancio anche al relatore precedente, una piattaforma per aumentare le capacità cognitive, le capacità decisionali delle persone. In particolare la nostra soluzione è B2B, quindi in particolare dei lavoratori, delle persone che devono svolgere delle attività eventualmente in field. Quindi la nostra società si occupa di augmented workforce e quindi utilizza un mix di tecnologie digital, il cloud, l'intelligenza artificiale, le tecnologie di natural language processing, per costruire una sorta di esperto digitale che è in grado di interagire in modo naturale con le persone, capire quelle che possono essere le loro difficoltà lavorative, i loro problemi, ricevere input dalle domande e quindi andare a pescare all'interno di un dataset, un set di skill fondamentalmente, un repository di informazioni strutturate, da mettere a disposizione le informazioni che al lavoratore servono per completare la propria attività o per prendere una decisione. Questo in sintesi è la nostra idea, il nostro prodotto. Quindi tutte blu per diciamo potenziate. Bisogna potenziare anche gli HR, così poi non fanno a cazzotti troppo in maniera sbilanciata. Assolutamente, insomma. Quindi l'utilizzo dell'intelligenza artificiale non come sostitutiva delle persone, ma a supporto delle persone. Esatto. Ecco, questo tipo di strumenti, quando dicevamo prima, insomma, è cambiato il modo di produrre le auto, è cambiato l'ambiente in cui si producono le auto. Questo tipo di strumenti come cambia una fabbrica tradizionale di automobili? Come la trasforma? Voi state lavorando con l'automotive, le vostre sono tecnologie che si stanno diffondendo, sono a portata di portafoglio industriale, oppure stiamo parlando ancora di una nicchia? Diciamo che in questo momento la nostra soluzione è molto edge, perché è una tecnologia ed è un concetto che non è ancora in questo senso è entrato pienamente all'interno quindi stiamo facendo un po' stiamo evangelizzando un po' di clienti. L'automotive è sicuramente un ambito dove questa tecnologia si può applicare a vari livelli, partendo dalla parte di production, manufacturing, quindi fabbrica digitale sempre più connessa, dati che possono essere messi a disposizione in tempo reale dei lavoratori con il supporto dell'intelligenza artificiale, quindi in modo contestualizzato,
è molto specifico per l'attività che la persona può fare. E in tutte le situazioni di service dove nell'after sales magari ho bisogno di operare su un veicolo e quindi ho bisogno di istruzioni in tempo reale contestualizzate, magari andando a leggere il numero di serie di quel motore io posso automaticamente recuperare tutte le informazioni relative a quella macchina, posso leggere la telemetria della macchina in tempo reale, quindi avere un esperto che mi dice guarda che il guasto è lì, ma anche banalmente in un B2B2C con un supporto, e qui entriamo un po' più nel mondo del metaverso, all'acquisto. Quindi io posso, diciamo, potenziare la mia esperienza d'acquisto appunto andando a fornire un'esperienza blend. Io posso dotare il mio dealer di un'app che gli consente, diciamo, di dimostrare in modo aumentato un'autovettura, un prodotto a un utente che sta dall'altra parte del mondo, e questo utente può contestualmente avere un'esperienza, diciamo, reale, perché magari il dealer si mette un paio di smart glass e gli fa vedere, gli fa il tour del salone in tempo reale, ma contestualmente il cliente può accedere a tutta una serie di informazioni in realtà aumentata o che a supporto, diciamo, della sua esperienza d'acquisto, insomma. Quindi è solo la fantasia fondamentalmente che pone il limite. Le applicazioni che non abbiamo mai visto, a proposito di Stefano Accorsi. La lascio, però le chiedo, è una curiosità, ci sono anche dei supporti per le vostre tecnologie, cioè gli smart glasses e, sì, e diciamo i che device la, vari, insomma. Noi abbiamo pensato ovviamente abbiamo disegnato questa soluzione human centric, quindi il device nativo sarà lo smartphone, perché comunque tutti hanno ormai uno o più smartphone in tasca. Però, qualsiasi dispositivo mobile, ivi compreso i wearables di smart glass, noi lavoriamo con i Google Glass, ma insomma può essere integrato in qualsiasi device esistente e ancora non esistente. Ok, certo. Dove siete di casa? A Modena. A Modena, bene. Grazie davvero, grazie, in bocca al lupo e buona crescita. Grazie. Luca Alessandro, CBCode, blockchain e identità virtuale. Ci racconta un po' il vostro mestiere? Sì, sono una cosa, io sono Andrea Ciliberti, Luca Alessandro è lui, ma siamo intercambiabili. Bene. E di solito lo facciamo appena prima di iniziare qualcosa, mandiamo in crisi la regia, è un escamotage. Quindi avete fatto apposta, bene, mi dovete offrire un caffè. Esatto. Allora, no, noi come B-Code siamo uno spin-off del Politecnico di Milano e ci occupiamo di blockchain, fondamentalmente offriamo alle aziende dei servizi di notarizzazione di dati su blockchain, emissione e gestione di token. Ieri ho avuto l'onore, direi, di partecipare ad un convegno, sono stato invitato come relatore ad un convegno in Senato, dove è intervenuto anche il ministro Colao, e sono uscite delle tematiche interessanti, no? Perché la domanda era giustamente, no? Anche lato politico, bellissimo, diteci dei casi d'uso. No? Diteci dove vengono applicate poi queste tecnologie, e questa è la parte più interessante. Il convegno è durato circa un paio d'ore, quindi ora, se siete comodi, faccio un recap brevissimo. Tecnologia blockchain è uno strumento pazzesco, un registro distribuito che garantisce alcune caratteristiche importantissime: tracciabilità, immutabilità, incorruttibilità dei dati, trasparenza, decentralizzazione. Tutte queste cose insieme che cosa mi permettono di fare? Di certificare dei dati. Vado veloce, banalizzo. L'abbiamo visto anche nelle slide prima: data is the new oil. Ok, noi diciamo proteggiamolo, ok. Perché con l'utilizzo della blockchain? Vi faccio un esempio semplicissimo. Noi siamo consulenti informatici presso alcune procure, molto spesso. Una delle prime domande del giudice è: il database è stato manomesso? Si parte così di solito, no? La risposta è sì, se ho delle prove, okay, da portare a supporto di questa tesi. La risposta vera è non lo so se non ho delle prove. Perché? Perché potrebbero esserci mille casi per cui qualcuno è riuscito a manomettere i dati e aver coperto le tracce. Se l'attacco malevolo arriva dall'interno, ok. La tecnologia blockchain ci consente di avere fondamentalmente un registro di controllo e verifica di questi dati, ok? Quindi nel momento, lo dico male, prendo un dato, lo scrivo su blockchain, tutti possono vedere quando l'ho fatto, tutti possono vedere che io ho fatto questa operazione, e nessuno, nemmeno io che ho eseguito questa operazione, posso andare a modificare i dati. Tracciabilità di filiera è un tema importantissimo, è stata una delle prime, oltre alla data protection e alla cyber security, è stata una delle prime applicazioni, no? Le aziende hanno cominciato a
processare in qualche modo i processi produttivi, no? Perché? Per offrire trasparenza ai consumatori. È una cosa importante, sì, tantissimo. Esiste un report della National Retail Federation 2020, Stati Uniti, il 70% dei consumatori, misto, B2B, B2C, tutti, è disposto a spendere fino al 40% in più per quelle aziende che riescono a garantire una trasparenza dei propri prodotti. 40% è tantissimo, ok? Questi sono alcuni casi d'uso. Dico l'ultimo e torno sugli NFT. Gli NFT hanno fatto fare un salto pazzesco alla tecnologia in termini di velocità, perché sono diventati uno strumento diffusissimo, ok? Dopo magari due casi d'uso interessanti anche su questo. Noi facciamo anche lezione molto spesso presso alcune sedi, università, piuttosto che corsi privati. Nel 2020, quando chiedevamo agli studenti, ragazzi, qualcuno di voi ha mai utilizzato un NFT, sapete cosa sono? Nessuno alzava la mano, ok? L'anno scorso, allo stesso corso di formazione, e non ingegneri informatici, era comunicazione e design, ok? Ragazzi, qualcuno di voi sa cos'è un NFT? Tutti hanno alzato la mano, tutti hanno alzato la mano. Qualcuno di voi ha mai prodotto un NFT, comprato, venduto? La metà della classe, ok? Vuol dire che è gente che tra 4-5 anni sarà in azienda, ok, che è abituata ad utilizzare questi strumenti. Per loro sono la quotidianità, ok? Noi molto spesso ci dobbiamo capire, no? Ci dobbiamo adattare, per loro sono la quotidianità. Poi dici tu noi, ma poi qui ci abbiamo almeno un paio di generazioni, quindi anch'io. Diciamo tu escluditi, lascia gli altri. Va bene, grazie. La mia domanda è più su, in questo momento, sul settore dell'automotive. Che cosa vedete dal vostro punto di vista? Cosa sta succedendo? Credo che Tonale abbia deciso di dare un'identità di blockchain alle proprie vetture. Quindi quali sono le applicazioni, quelle più, diciamo, pronte, quelle più immediate sul mercato? La manutenzione, per esempio, la tracciabilità degli interventi, questo è uno dei campi su cui si sta spingendo, o vedete altre opzioni? Due o tre, questo è interessantissimo, quindi la possibilità di tracciare gli interventi di manutenzione, ok? Non faccio nomi, capita spesso, no? Lasci la macchina, a me è capitato che mi mandassero il video dell'intervento dove mi hanno fatto vedere come è stato eseguito l'intervento, ok? Notarizzare questi passaggi darebbe tutta la garanzia di cui parlavamo prima, questo è interessantissimo. Avere, e questo è un esempio che facevamo ieri in Senato, l'abbiamo fatto sul catasto, immaginiamolo sul PRA, un NFT che rappresenta il certificato di proprietà dell'auto, ok, dove tutti possono vedere chi l'ha emesso, tutti possono vedere chi lo possiede in quel momento, e se vendo l'auto passo questo certificato, è potentissimo. Peraltro tenete conto che è tutto programmabile, quindi non è detto che debba essere io a... perché c'è un altro aspetto interessante, gli NFT possono essere upgradati, diciamo così, posso eseguire gli upgrade su questi NFT, ok? Per cui faccio la manutenzione, i chilometri, i tagliandi, e registro tutte queste operazioni. Quando passo ovviamente questo NFT, è tutto certificato, avrà un valore, no? Non è come vendere un usato normale, diciamo così. Tutto questo è assolutamente possibile. Ci sono altre tematiche interessanti, sì, vi faccio un esempio e poi lo riportiamo. Fly Fish Club, New York, ok, un ristoratore, questo cambia un attimo settore, vende 1000-1300 NFT e dice: chiunque ha questo NFT, compratelo, ok, può entrare nel mio ristorante. Quindi fa un fenomeno assolutamente esclusivo utilizzando questi NFT. Incassa 12 milioni di dollari, ok, il ristorante lo sta costruendo adesso, ok, ancora non esisteva, e tu puoi andare lì dentro soltanto se hai questo NFT. Okay. Immaginiamo che ci vada la New York bene, okay. Questo NFT sale di valore ovviamente, okay. Quanto è disposto uno a pagare per avere il pass per entrare qui dentro? Okay. E posso farlo con la tecnologia blockchain perché il pass è mia proprietà, okay. Non devo accedere al sistema di nessuno, è nel mio wallet, okay. Per dinamiche esterne può incrementare il proprio valore, io posso rivenderlo. Chi l'ha emesso potrebbe prendere una percentuale su ogni rivendita, ok? Quindi tutto il tema del mercato secondario, okay? Che ad oggi non abbiamo mai esplorato, non così in maniera approfondita. Ultimo esempio sul design, pensate che bello poter avere l'NFT di qualcosa di iconico, okay? Ognuno immagini quello che vuole, non voglio
di un brand iconico, di un oggetto iconico e poter vendere, perché l'NFT poi è iniziato nel mondo dell'arte, no? È stato lì il primo grande adesso credo che il ministero sia anche intervenuto qualche, per dire sì, oddio c'ho qualche dubbio, hanno avuto qualche problemino sì. Ma è un problema di programmabilità sì. Cioè non è lo strumento, ok, è la logica ovviamente che viene utilizzata per lo strumento in sé, è uno strumento, è tecnologia, dipende dalle logiche che vengono utilizzate. Vendo il design della macchina e posso all'interno di questo NFT mettere dei contenuti nascosti accessibili soltanto a chi possiede l'NFT, gli schizzi originali fatti a mano, okay? Cose di questo tipo. Quanto possono valere su un brand iconico, su un oggetto iconico? Tanto. I numeri, i dati di mercato dicono tantissimo. Dicono tantissimo. Grazie davvero. Vi ho lasciato sulle sedie, scusate, un biglietto, perché poi quanto è difficile, ultima cosa, utilizzare questa tecnologia, facilissimo. Nel biglietto scansionate un QR code, cliccate un bottone, si genera un wallet, cliccate un bottone e ricevete un NFT. Fatto. Se non l'avete mai usato, oggi è la prima volta, potete sperimentare concretamente come funziona questo tipo di tecnologia col brand della Motor Valley. Potrei bleffare, ma in realtà mi dà sempre un po', come dire, una vertigine i vostri discorsi, però insomma molto interessante, grazie. Dunque abbiamo fatto Modena, Milano, arriviamo a Torino. Giuseppe Faranda Cordella, founder di DriveStack, ci racconti il suo mestiere. Ciao, ci racconti il tuo mestiere, il vostro mestiere. Allora, noi arriviamo da un'esperienza automotive, siamo nati 5 anni fa e ci occupiamo di cyber security. Cyber security è un tema enorme, no? Noi abbiamo deciso di avere un focus specifico su tutto ciò che è il mondo Internet of Things, quindi tutti gli oggetti connessi, tutti quei sistemi che parlano, diciamo, tra di loro per sviluppare esperienze di vario tipo. La cyber security, visto che qui dietro ci abbiamo scritto digitalizzazione social media, è un abilitatore, è una cosa che dovrebbe essere, diciamo, un substrato per qualsiasi evoluzione di tecnologia, sviluppo di applicazioni, eccetera. No, abbiamo appena menzionato la blockchain, che sicuramente porta un contributo importante. Quello che facciamo noi come azienda è supportare chi sviluppa oggetti nell'Internet of Things, quindi sistemi di manufacturing, automobili, droni, sistemi domotici, eccetera, a svilupparli in maniera sicura e a validare, diciamo, in maniera lean, in maniera, diciamo così, veloce e in qualche misura verificabile, quello che è stato fatto per far diventare quell'oggetto un oggetto sicuro prima che arrivi in produzione. Quindi noi ci siamo concentrati sul tema del security by design, quindi noi lavoriamo in quell'area, perché quando parli di cyber security ci sono due aspetti che sono importanti, no? Anche tutto il tema che citava prima Alberto sul metaverso, eccetera, tutte le persone che entrano nel digitale in tutte queste esperienze. Allora, un conto è, cioè, sono due cose importanti: uno, sviluppare un prodotto che sia sicuro, no? Quindi che abbia la capacità di resistere degli attacchi digitali e che indipendentemente da come viene utilizzato possa essere, diciamo così, resistente a questo tipo di esperienze. Il secondo fattore, che è quello umano, cioè educare le persone a, diciamo, interagire con le tecnologie digitali, con il metaverso, con tutti questi altri oggetti in maniera sicura, responsabile, certo, e in maniera attenta, no? Perché il rischio della cyber security non è una di quelle cose per cui siamo programmati, non è la paura del fuoco, no? Dici paura del buio, il motivo per cui, diciamo, ti scrivono sull'ascensore quando c'è l'incendio, non entrare in ascensore, ma prendi le scale, perché se pensi al fuoco pensi a scappare il più velocemente possibile, no? E magari in quel momento l'ascensore ti sembra la soluzione più intelligente. Per la cyber security non è così. La cyber security, anche lì l'esperienza quando andiamo a parlare con gli imprenditori e con le persone in generale, è sì, effettivamente è un problema, me ne rendo conto, è una cosa che devo tenere presente, eccetera. Però non è la prima priorità, no? Non è la cosa che la gente percepisce come un rischio immediato, mentre invece nel momento in cui subiscono delle conseguenze di questa disattenzione, attribuiscono in buona parte, in buona misura, al prodotto, no? Perciò come questo prodotto è stato misurato, quindi l'assenza di sicurezza, oltre che mettere dei rischi, diciamo, sulle aziende, porta anche, diciamo, la possibilità di distruzione di modelli digitali o di business digitali sviluppati dall'azienda. Dall'altra parte invece ci si rende conto che i propri comportamenti, il modo con cui
noi interagiamo con tutte queste tecnologie è sicuramente una delle cause per cui ci troviamo poi nei problemi. Noi non guardiamo l'aspetto, non ce la facciamo perché siamo piccolini, siamo una quindicina di persone, siamo nati 5 anni fa, non ci occupiamo degli aspetti comportamentali, ma auspichiamo che qualcuno lo faccia. Che qualcuno lo faccia, certo, è tempo, tra l'altro. Ci sia molta education, no? Sui temi della sicurezza e sui comportamenti, noi aiutiamo le aziende a sviluppare dei prodotti sicuri, intrinsecamente sicuri. Pensiamo che il tema del digitale, adesso della sicurezza, è un tema che deve nascere assieme al prodotto, cioè io devo pensare alla mia applicazione digitale considerando già quali sono i rischi, quali sono gli attacchi, quali sono le cose che possono succedere nel momento in cui io poi porto sul campo quel tipo di prodotto. Noi li aiutiamo in questa analisi e li aiutiamo poi anche in tutta la fase di validazione della postura di sicurezza e della corretta implementazione di questi oggetti. Quindi, insomma, parlando di cyber security, voi fate un po' il lavoro più serio di tutti, insomma, siamo alla parte più seria di tutta questa faccenda, che ha anche un gusto ludico, se vogliamo, no? Questa evoluzione, diciamo, del digitale che va nel metaverso e nella realtà virtuale. Però come se la cava l'automotive con la cyber security? Cioè, che cosa sta succedendo in questo settore a proposito di cyber security? Benissimo. Se la cava bene? Sì, vabbè, diciamo questa che è straordinaria questa notizia. Posso dire che... come in tutte gli tocca, questa è la verità. Come in tutte le tragedie e tutti i drammi, no, c'è un anno zero. No? L'anno zero della cyber security per l'automotive può essere individuato intorno al 2015-2016, diciamo così, quando crash. Esatto, è stato dimostrato da un paio di white hat hacker che si chiamano Miller e Balasek, no? Che mettere assieme una vettura connessa completamente controllata in maniera elettronica, no? E quindi creava la tempesta perfetta, no? Quindi poter controllare dal proprio divano funzioni all'interno della vettura. E questo è stato, io ne posso parlare perché a quel tempo lì ero in FCA, no? Prima di cominciare a fare l'imprenditore, e quindi abbiamo vissuto un po' questo. Avete tremato. Questa cosa. Diciamo che il mercato dell'automotive è il primo che si è dato una normativa cogente, no? Perciò, come dicevo prima, parlando con chi sviluppa prodotti, il tema della cyber security viene considerato, ma viene considerato fortemente quando questo diventa un vincolo normativo. L'automotive dal 2022 ha fatto entrare i requisiti di cyber sicurezza, quindi da luglio di quest'anno ha fatto entrare i requisiti di sicurezza all'interno dei vincoli omologativi. Quindi se io sviluppo una vettura e la voglio omologare dopo luglio 2022, devo avere implementato tutta una serie di feature di sicurezza all'interno della vettura e devo averle fatte certificare da un ente terzo, da un technical advisor che può essere TUV, DECRA, UL, eccetera. Quindi è stato... Quindi un sacco di lavoro. Un sacco di lavoro per aziende anche come le nostre che supportano, diciamo, tutta la parte di definizione di processo e di prodotto, perché il cambiamento inizia da un'organizzazione aziendale che incomincia a farsi carico di questi rischi, che trasferisce questi rischi a chi fa la progettazione e questi rischi, diciamo, poi vengono trasferiti su tutta la vita della vettura, perché la normativa automotive prevede che un costruttore automobilistico sia responsabile di monitorare il prodotto da quando incomincia a disegnarlo fino a quando va dallo sfasciacarrozza, no? Fino a quando io quell'oggetto non lo demolisco e non lo faccio diventare poi di nuovo un pezzo completamente smontato. Quindi un sacco di responsabilità per l'OIM che, diciamo, in qualche misura garantiscono quello che è il mondo, quello che poi l'utilizzo da parte del consumatore. Se vogliamo l'auto connessa dobbiamo metterci sicurezza. Sistemi di cyber security a bordo. Esatto. Questa cosa poi diventa ancora più rilevante dal 2024, perché il vincolo non è più sulle nuove vetture omologate ma anche su quelle nuove immatricolate, quindi quelle che voglio continuare a vendere, la Panda o la Polo, per non citare sempre vetture del gruppo Stellantis, di oggi dovrà implementare questi meccanismi di sicurezza dal 2024, anche se è un modello prodotto anni okay. prima. Quindi ci immagineremo una scatoletta della cyber security montata da qualche parte, implementata, sì, sono, su una vettura esistente. Ci diciamo. Sono ovviamente delle componenti fisiche all'interno della vettura, ci sono delle componenti logiche e delle componenti
all'esterno della vettura che continueranno a monitorare quello che può succedere. Grazie, grazie davvero. Dunque, noi chiudiamo con Luca Rodeschini, Vice President ST Microelectronics, e non è un caso, insomma, no? Lei si occupa anche, tu ti occupi anche della divisione automotive. Di quante ST Microelectronics avremmo bisogno in Europa? Siete, come dire, stati preziosissimi. Torniamo al paradosso iniziale, il collo di bottiglia. Da un lato l'accelerazione della digitalizzazione che ha creato un problema di forniture, di fabbriche che lavorano a singhiozzo in un settore che, mi piace sempre ricordarlo, ha fatto del controllo dei costi, del just in time, ha fatto la sua bandiera, no? E adesso è saltato tutto, ma è tutto completamente cambiato, quindi i discorsi sono diversi. Ecco, in questo doppio percorso, un'azienda come la vostra, che è un patrimonio dell'umanità praticamente in questo momento in Europa, perché meno male che ci siete, almeno ci siete voi, perché poi abbiamo capito di che tipi di correttivi ha bisogno la nostra filiera, legate naturalmente alle componenti elettroniche, non solo per l'automotive, ma anche per l'automotive, che tra l'altro, mi raccontano gli esperti, è l'ultima ruota del carro, no? Nei processi di fornitura delle componenti elettroniche, ed è per questo che si trova in questa situazione, insomma. Ecco, in questo contesto economico e industriale, quali sono le spinte che in questo momento vi stanno muovendo? Quali sono le cose che state osservando in maniera più emergente? Di sicuro la crisi, l'imbalance tra la fornitura ha creato un rapporto nuovo tra i vari enti dell'ecosistema. Queste nuove relazioni che si stanno creando, che non sono più a struttura di catena del valore, i car maker, i tier 1, i tier 2, i tier 3, ma sono diventate parallele, semiconduttori con i car maker, sono capitalizzate nella gestione di questa crisi, ma anche proiettate al futuro dell'innovazione, perché la conoscenza del potenziale delle nuove tecnologie è di sicuro un fattore accelerante e abilitante dell'innovazione. La security, noi ci dobbiamo muovere anni prima per mettere a disposizione quello che poi viene sfruttato nei veicoli. La capacità produttiva la dobbiamo pianificare anni prima, e questo nuovo schema di interazione, non più a catena ma parallelo, è di sicuro un valore da costruire per gestire le sfide del futuro dell'elettrificazione e della digitalizzazione. Noi ci permette di mettere in evidenza le tecnologie che abbiamo per gestire il futuro a tutti gli elementi della catena del valore. Startup che possono innovare con queste informazioni, i car maker possono decidere di prendere delle soluzioni innovative, prendendo il controllo del software, che poi è quello che ci garantirà la riconfigurabilità del veicolo, gestire il processo di sicurezza tramite certifiche e tramite dei processi che sono alla base della sicurezza. Quindi questa crisi ha smosso la catena del valore in un nuovo ecosistema del valore che credo possa accelerare proprio l'evoluzione, il cambiamento nel settore dell'automotive. Quando abbiamo preparato questo incontro, abbiamo fatto una chiacchierata, abbiamo detto, no, fino a 2 anni fa il car maker, l'ultimo dei pensieri del car maker è la componente elettronica, tanto si trova in Cina facilmente, costa poco, arriva in fretta, ho risolto. Oggi è il primo dei loro pensieri. Quindi questo ha cambiato completamente la catena del valore, nel senso che adesso il valore maggiore si forma a casa vostra, in qualche maniera, intorno ai componenti a cui lavora anche la tua società, e quindi è lì il luogo in cui c'è il valore espresso più alto in questo momento nell'automotive, insomma. Quindi è molto interessante questo cambio di passo completamente. Siete i nuovi Tier 1, dovrete trovare un nuovo nome, insomma, per non come dire, bissare quelli del passato, però bisognerà trovare un nuovo modo per descrivervi. Ecco, in questo processo che riporterà probabilmente delle nuove competenze industriali in Europa, riporterà o porterà ex novo delle nuove competenze industriali in Europa, ci racconti un po' come crescerà il ruolo e i volumi di ST, che, come mi dicevi, insomma, aveva già un programma di espansione e di crescita in Europa prima che succedesse tutto questo, insomma. Da un punto di vista di capacità produttiva, ST
già da diversi anni aveva pianificato di raddoppiare la capacità produttiva in Europa. Abbiamo 6-7 fabbriche, abbiamo piani cominciati nel 2018, quindi ampiamente prima, nel costruire in Italia ad Agrate e a Catania, ma anche in Francia, un'infrastruttura di capacità produttiva per gestire queste cose. Di sicuro le nuove interazioni e la consapevolezza nelle dinamiche delle tempistiche di investimento permette a tutto l'ecosistema di pianificare in maniera migliore. Pianificare anche dei veicoli che abbiano che siano più, e sia più facile pianificare la produzione. Una grossa differenza tra alcune società born digital nel modo in cui approcciano i veicoli piuttosto alcune società tradizionali potrebbe essere, facciamo un esempio, il condizionatore. Il condizionatore, tutti i veicoli hanno lo stesso condizionatore, lo stesso connettore. Puoi pianificare in base alle tue previsioni il numero di veicoli. Altri hanno 14 modelli di condizionatori per ogni gamma di prodotto. Quindi a seconda di quello che sceglie l'utilizzatore si può avere una domanda che è diversa. I processi di marketing avanzati che crederanno prevedibilità, la standardizzazione dei componenti elettronici e la possibilità di cambiare le funzioni col software renderanno di sicuro questo ecosistema più allineato alle dinamiche di investimento per non ripetere questa situazione, e a noi visibilità per poter fare dei piani industriali che siano allineati alle esigenze del mercato. Da un sistema che pianificava poco a un sistema che prevede, modella e pianifica in modo da essere molto più sinergico verso il futuro, perché i cambiamenti saranno grossi e quindi i cambiamenti dovranno essere da tutta la catena del valore pianificati correttamente. È un po' quello che gli operatori del settore dicono: l'industria dell'auto va verso una semplificazione delle piattaforme, di questo stiamo parlando in qualche maniera. Corretto, una semplificazione di piattaforme, ma anche un cambio delle piattaforme, perché i veicoli di nuova generazione saranno dei formidabili collettori di informazioni, avranno 12 telecamere, sensori radar, sensori di posizione, sensori che percepiscono lo stato delle emozioni del guidatore. Quindi tutti questi dati saranno un grosso asset, dei dati per sfruttare i computer che vengono messi qua a Modena, i high performance computer, generatori di nuove funzioni, la possibilità di modificare l'esperienza, controllare l'esperienza del guidatore e modificarla nel veicolo. In maniera autonoma. In maniera autonoma, la possibilità di adattare questa esperienza, personalizzare questa esperienza, accelerare il ciclo di innovazione dei prodotti. Oggi comunque creare nuove infrastrutture richiede tempo, ma quando avremo la giusta infrastruttura, il cloud, la modellizzazione, la possibilità di modificare l'esperienza su veicoli che sono già sul mercato sarà più veloce. Questo richiede un cambio di paradigma, da un sistema orientato alla riduzione dei costi a un sistema che deve aumentare la capacità di calcolo del veicolo, perché deve essere in grado di gestire quelli che saranno le app inventate dalle start-up che modificheranno l'esperienza del guidatore, che permetteranno di riconfigurare il veicolo dopo che è stato venduto in seconda mano. Questo è di sicuro un grosso cambiamento, e tutti questi dati richiederanno dal lato nostro di avere una maggiore attenzione alla sicurezza dei dati. Ci pensiamo dal 2010, abbiamo prodotti dal 2010 che hanno già sistemi di crypting e decrypting dei dati, ma stiamo ampiamente accelerando e adottando tutti questi nuovi processi per garantire la sicurezza di tutti questi dati. Di sicuro una grossa sfida, un grosso cambiamento che deve essere gestito dall'ecosistema, mettendo a disposizione le nuove tecnologie e sfruttando le competenze e l'innovazione di tutte le start-up che interagiscono con questo ecosistema. Una battuta, un'opinione politica le chiedo, se può darmela, più politica, nel senso che il Chips Act
a cui sta pensando, a cui sta lavorando l'Unione Europea? Cambierà, riuscirà a cambiare, diciamo, l'assetto e colmare le lacune industriali dell'Europa in campo di semiconduttori? Lo vede uno strumento efficace, visto dal vostro punto di vista, insomma? Diciamo, su questo io non è il mio campo di expertise, preferirei non rispondere, anche se ST investe in Europa e investe nel raddoppiare la propria capacità produttiva prima che tutti questi eventi accadessero, quindi sarà un acceleratore, non cambia la nostra politica industriale. Ok, grazie davvero. Se qualcuno vuole fare delle domande, molto volentieri sono a disposizione, altrimenti ci congediamo con qualche minuto di anticipo. Vuole fare una domanda? No, allora prego, bene. Sì, un attimo, le faccio portare il... Stava abbastanza forte. Sulla blockchain, ma non avete il rischio di essere attaccati dagli hacker? Avete previsto anche questo? È una domanda molto complessa. Ecco. Molto complessa a cui rispondere, nel senso che è la struttura della blockchain stessa, per cui tu non hai un unico punto centralizzato, ma hai una serie di computer, okay, connessi tra di loro alla rete, che gestiscono i dati, fatti in modo tale che, con delle caratteristiche che è lungo descrivere, lo rendono in un certo senso inhackerabile. Dico solo una cosa: in 10 anni, è molto più forte questo messaggio, in 10 anni di blockchain non è mai stata bucata, ok? Reti permissionless, reti pubbliche a cui tutti possono adattarsi, quelle più diffuse, ok? Non stiamo parlando di reti permissioned dove poche persone fanno dei nodi e come dire, gestiscono in maniera semidecentralizzata il tutto. Reti pubbliche, reti permissionless grandi non sono mai state bucate. Dove avvengono come dire, le problematiche? Quando io in qualche modo extra, come dire, extra blockchain, entra in possesso della tua chiave. È come se io riuscissi a prendere la tua password, ok? Il problema cos'è? Che su blockchain quella password mi dà accesso a tutti i servizi che sono collegati a blockchain. Quindi io con un'unica password oggi posso accedere a N servizi che ruotano intorno alla blockchain. Di questo è il vero, come dire, è il punto critico, che però non so come dire, non riguarda la struttura della blockchain stessa. Sì, esatto, è quello che dicevamo prima, la tecnologia e poi lo strumento, poi il pensiero della persona che lo deve utilizzare. Quindi di questo dobbiamo parlare col ministro dell'istruzione, con gli HR delle aziende e con le famiglie. Insomma. Ieri abbiamo iniziato con quello dell'innovazione, ecco. Adesso va bene, piano, alla volta. Ci arriviamo. Bene, grazie davvero a tutti, e vi saluto, vi ringrazio, alla prossima. Grazie ancora.